Ciao a tutti, bentornati qui sulla North Frisian Mars. Allora, il problema l'ho scoperto. Avevamo un problemino nella puntata precedente che il rimorchio si metteva un po' di traverso, non riuscivo a capire perché. Non è il problema il percorso autodrive, ma il percorso è che il tetto qui ha collisione, che significa che quando scarica tocca il tetto e rompe un po' le balle. Cosa faremo? Faremo niente. Ci servirà un rimorchio diverso per fare sti lavori qua. Ma per adesso faremo niente. Anzi, a proposito, sapete cosa voglio fare? Facciamo una cosa che... adesso scarico io perché mi voglio caricare la crusca, perché penso dovrebbe esserci un po' di crusca. Vedete, il problema è che quando arriva là sopra... No, ma la crusca me la fa sempre a pallet. Vedete? Tac, tac, fa sto gioco qua. E se è troppo indietro, infatti il course play e autodrive scarica molto più indietro, comincia... C'è il problema che tocca il tetto e rompe le balle. Ok, allora, con te viaggi zero perché... dobbiamo iniziare a raccogliere. Allora, la crusca me la dà sicuramente a pallet. Fammi vedere. Crusca me la dà a pallet. Perché ci devo venire per forza con l'altro coso. Allora, voglio mettere a... Devo mettere avanti anche questo. Ah, quasi bloccano sempre a vicenda sti scemi. Allora, seleziona posto allevamento. Posto. No. Qua. Seleziona. S. Ok. Allora, tu vai al... non hai un parcheggio? Perché non hai un parcheggio? Allora, tu il parcheggio dovresti averlo. È che non ce l'hai, eh? Allora, vediamo un po'. Parcheggi, stalle... Stalla 2... Adesso non mi ricordo se... Stalla 2 dovrebbe essere 1. Speriamo di non fare dei danni. Ok, allora, mettiamo in moto la nostra bella mietitrebbia. Iniziamo sul campo 2. Se vado di qua... Pronto per la raccolta, anche questo. Allora, fammi un po' vedere quali campi sono pronti. Aspetta, il 2 no. Il 2 no, è l'1 e il 12. Ok. Dai. Ragazzi, per chi di voi non lo sapesse, c'è una bella funzione di course play che adesso attacca in autonomia la lama. Se volete vederlo, ho fatto un video a proposito proprio per questa cosa qua. Sotto in descrizione lo trovate nella playlist dei tutorial di course play.
se volete darci un'occhiata. Ok, allora, campo 1. Vediamo se io campo 1. Rebbia 13 metri, ce l'ho. Ok. Adesso la metto qui perché se lo metto troppo lontano succede un casino. È successo il casino al solito. Basta che non stacca anche la lama davanti. No, la lama non la stacca. Ok, allora, per lui qui, visto che comunque ha una capacità di 18.000, io, visto che siamo comunque anche vicini, c'è questo che fa proprio al caso mio. Oh, cos'è? C'è un po' di roba dentro? Ah. Fa proprio al caso mio. Attivo questo, c'ha 18.500. Lo metto con lo scarico al 90%. E lui mi fa tutto lo scarico della mia titrebbia. E io mi posso occupare anche di qualcosa. Ah, aspetta, 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 però una cosa. Una cosa mi interessa perché ho bisogno della paglia, ciccio, eh. Dov'è la mia titrebbia? Ah no, la colza non la fa la paglia. Sapevo, non c'era manco bisogno di fare tutto il giro. Non ricordavo più. Allora, questo po' lo scarico di nuovo qui. Ah, forse adesso non la prende. Ah no, la prende. Allora, noi impostiamo il nostro bel coso qui. Scarica la trebbia. Campo 1. Non mi ricordo. La trebbia dovevo mettere anche campo 1. Campo 1, scarica trebbia. E noi scarichiamo in base. Silo base. Carica, vai. Non ho impostato nella mia titrebbia il numero 1. Tutti. Allora, campo 1. Così adesso loro collaborano tra di loro e siamo a posto. Ok. E loro dovrebbero andare d'amore, d'accordo e non rompere per adesso. Ok, allora cosa facciamo? Questo l'ha già preso. Aspetta che imposto qui, vediamo. Dovrebbe essere intorno al 90%, eh? L'85%, va bene uguale. Ok. Tu hai finito? Sì. Allora tu ti vai al tuo parcheggio. Quasi quasi adesso attivo un altro aiutante anche per qua. Perché questo è un campo abbastanza grande. Da solo, poverino. Ok, allora. Dovrei avere l'altro aiutante. Oh, ma questo è... Però qua è finito l'additivo, ciccio. Allora, una cosa che mi dà un po' fastidio è perché non ti dice quando finisce l'additivo. Sarebbe... Fai una manovra qua. Oh, poi... Forse lo fa. Però dovrei darci un'occhiata meglio, eh. Allora andiamo a riempirlo di additivo e poi mettiamo avanti anche l'altro aiutante. Allora, dove... Vediamo un po' cosa abbiamo bisogno. Gremmil ha sempre bisogno di frumento, ma frumento non ne ho più. Per adesso, separatore, dairy, acqua, adesso ce va. Quando finisce con l'acqua nelle pecore lo portiamo, facciamo fare un giro delle produzioni.
Ok, via. Allora, io qua dovrei avere un altro aiutante. Manca solo il tractor che non so dov'è. Lo so dov'è. Non è riuscito a entrare. Il percorso è troppo corto, probabilmente. Dovrò allungarlo un po'. Così dovrebbe funzionare. Al prossimo giro magari vediamo. Allora, assegniamo anche il parcheggio. Così siamo a posto. Il parcheggio io al solito li assegno sempre ai rimorchi e mai ai trattori. Abbiamo tanto concime. È concime. Allora, dobbiamo dedicarci. Dobbiamo dedurre. Allora, ho tanto concime. Mi sa che mi devo dedicare una. Devo dedicare una puntata a risolvere il problema del concime. Perché col concime possiamo fare. C'è il nostro composter. Che lo trasforma in compost, possiamo venderlo, o altrimenti lo trasformiamo in fertilizzante, tutti e due senza? Che cacchio. Allora portiamolo là sopra, andiamo a fare il pieno. E possiamo trasformarlo in compost o lo utilizziamo per fertilizzare direttamente. Il problema è che dovrei andare a comprare lo span di concime. A proposito di fertilizzare, avevo mandato la Bruin base per iniziare a fertilizzare un po' i campi, adesso gli diamo un'occhiata. Diciamo che la su questa mappa qua, più essere un... per quanto riguarda adesso questa mappa, perché visto che è grande, più essere un simulatore farming, fatto in questo modo, tra Curseplay e Autodrive diventa un farming manager, perché tu gli dici solo quello che devono fare e loro lavorano. Almeno per adesso, più o meno, succede questo. Allora, qua c'è il coso, facciamo il pieno.
Allora, questo lo porto in là perché lo devo mettere in posizione, perché c'è anche l'altro sopra, sullo stesso campo, ma il campo 41 è grandissimo. Ricaviamo tanta erba. Ma qui ha tirato via il... Ah, qui hanno tirato via il recinto sul campo, su quel campo lì. Prima c'era il recinto, era fastidioso. Adesso l'ha tirato via. Ragazzi, la prossima produzione. Io volevo andare sul cementificio. No, sul cementificio. Sulla cosa. Come si chiama? Sulla cava. Però. Ditemi voi cosa possiamo fare? Possiamo fare un po' di tutto. Allora, qui campo 41. Voi cosa vorreste vedere? Andiamoci così, dai. Campo 41, qua. Questo solo con. Va bene. Ok. Ok, dai. Ah, non era questo. Allora è questo. Mi prende per le chiappe? Allora, fammi vedere. È questo? Adesso sì. Ok. Così almeno sono in due. Quello ancora addirittura sta facendo i giri esterni. Immaginate quanto tempo ci vorrà qua sopra. Andiamo a vedere la mietitrebbia cosa fa. Oh, secondo me il primo scarico siamo vicini. Dov'è my helper? Helper? Parte o non parte, parte. Allora, diciamo che è stato lavorato molto sul fatto che lui evitasse, stavo dicendo, no? È stato lavorato tanto sul fatto che lui dovesse, ma grosso, 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 dovesse, dovrebbe, fate voi? No, vabbè. Allora, c'è il fatto che lui dovrebbe evitare il frutto, diciamo che quello ancora in piedi, non dovrebbe rompere questa cosa qua, non dovrebbe passare attraverso questa cosa. Vediamo un po' se io l'ho attivato. Evita il raccolto. No, io non l'ho attivato. Solito rincoglionito, sono sempre io, ragazzi. Altrimenti che bello c'è. Se non faccio le cazzate. Vabbè, loro lavorano. A quanto pare questa cosa funziona. Cosa mi è rimasto qua da fare? Vediamo. Dei rilatte. Ne ho pochissimo. Animal Feel Factory Crusca. Andiamo a prenderci la crusca. Con questo possiamo andare a prenderci la crusca. E la portiamo in qua. Dai, abbiamo altri 4-5 minuti. Non so quanto tempo. Comunque, la crusca la andiamo a prendere. Andiamo a prenderci la crusca, che un po' ce l'abbiamo. Anzi, no, sapete, una cosa. Io mi tiro via queste uova qua. Le uova, prezzo? Ovos. Uova. Prezzo di merda. 4.200 e alle deca. Contro i 3.500.
Ora c'è parcheggiato questo sopra e non mi fa scaricare. Riprendo uguale. Ok, allora andiamo a prendere la cruschetta e la portiamo lì, così il nostro... Ah, dovremmo fare pure quello. Vabbè, adesso facciamo due giri. Vediamo. Andiamo a prendere la crusca. Da qua non esco. O da qui. Fertilizzare i campi o facciamo prossima puntata. Adesso andiamo a prendere la crusca. Ho bisogno di essere scaricato perché quello non l'ha fatto. Ah, che idiota, probabilmente deve essere scaricato questo qua sopra. Immaginavo. Ok, camion. Pensavo che era la fosse la Metitrebbia, invece non è la Metitrebbia, ma era l'aiutante che avevo messo io in funzione male, però. Cacchio di giro ho fatto. Corsettoio attraverso il parco. C'è qualcuno? Una trombata qui. Diamo una strombazzata, non diciamo trombata, perché trombata qualcuno può capire qualcosa male. Diciamo strombazzata, così non vorrei che qualcuno capisca male. Ok, allora. Aspetta. Eia. Ok. Dov'è? Qua. Il telefono suona, ragazzi, sempre quando non dovrebbe. Se ci avete fatto caso, non so se l'avete sentito. Ma suona sempre quando non dovrebbe. Allora, crusca, 8000. Dammene 8. Sì. Dammela tutta. Che mi fa. Oh, vediamo un po' com'è. È fatto a sacchi. Sembra pochino, ma 8000 mi evito di comprarla. Perché ne abbiamo per altre 2 ore. Adesso è la prima volta l'avevo già comprata. Adesso la produciamo noi. Non so per quanto tempo bastano queste 8000. Adesso lo vedremo. La 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 la. Ok, allora mi dava 2 ore a qualcosa, siamo a 3. Siamo a 6. Vediamo, magari mi dà le 12 ore.
13 ore precise. Vabbè, ma comunque produce del mangime minerale. No, aspetta, almeno vediamo un po'. Allora, la crusca. No, ecco. Con la crusca produco il mangime minerale. Quanto sono arrivato adesso? Sono a 50.000. Lo facciamo finire di produrre, perché comunque mi serve per questo. Non mi serve per questo, mi serve solo per questo. A quanto sono arrivato? Oh, lievito siamo pieni. Totale razione mista, mi ci vuole un po' di fieno. Adesso glielo porto, così per un po' mi lascia tranquillo, anche se secondo me fra un po' vorrà la paglia. No. No. Solo dopo. Ok, allora facciamo una cosa. Adesso gli porto un po' di fieno e noi ci rivedremo nella prossima puntata, sempre qui sulla North Frisian Marsh, dove andremo a finire di, di raccogliere i nostri campi. Magari nella prossima puntata mi dedico un po' di più alla raccolta, vediamo un po'. E tanto qui abbiamo quasi finito, la roba, quello che c'era da fare l'abbiamo fatta, basta così, dai. Ops. Fammi salire, please. E dai. Ma dove toccano sempre? Okay. Allora. Il fieno qui ne ho a tonnellate. Carico qui, faccio 2-3 viaggi che glielo porto. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui sulla Marsh. Salutone, ciao!